Sì, aspetta, coplana. Un capo. E poi ci ho baciato. Pietro, vai! Buongiorno, bentrovati. Per il pubblico di Positano News vogliamo raccontare questa giornata speciale e particolare della fine di maggio, con la Madonna ospitata in casa come si faceva una volta. Voi siete una delle ultime, siete in questo posto, quasi una istituzione di questo posto, vero? Sì. La signora Filomena. Per Filomena. La signora donna Filomena, meglio. No, non mettiamo così perché. I portatori sono già pronti, è una salita ispida di cui già di per sé a piedi è faticosa. È grande, è una cosa grande. Apriamoci con la più antica delle Madonne della penisola sorrentina, l'unica Madonna con il bastone. È vero, donna Filomena, ve la ricordate? È una regina, la nostra regina. La nostra regina. E ma come mai si trova qua, proprio in casa tua? È grande. Chi è che ci sa raccontare questa tradizione antica? Signor Ferraro, prego. No, io no. Era un po' scomparsa ed è stata ripresa, quella di portarla in giro per le case, in giro per le famiglie, farla entrare in tutte le case, chi ha la possibilità, certo ci stanno delle case piccole e delle case un po' più grandi come queste che hanno uno spazio davanti. Un grazie particolare alle padrone di casa. La padrona antica e la padrona moderna di questa casa che hanno ospitato la Madonna. La gioia di avere. Grazie a tutti, è stata una cosa bellissima. La gioia di avere in casa questa statua, la più antica delle Madonne della penisola sorrentina, che è quella col bastone, attenzione, il bastone. Infatti. Stiamo aspettando il parroco. Il nipote della signora, il padre. Infatti, San Giovanni, il nipote della San Giovanni. E da qui in corteo ci recheremo alla chiesetta di Picco Sant'Angelo. Tu te lo ricordi o sei troppo giovane sicuramente? Quando prima dell'ultima fase lo si faceva, quando eravamo ragazzi, negli anni 60, negli anni 70, si faceva questo percorso con altri preti, con altri parrocchiani. Adesso invece il nuovo parroco, o l'ultimo parroco, Don Giovanni Ferraro, ha ripristinato questa idea, con la collaborazione di tutta la comunità che si muove per il presepe vivente. Sì. Si muove per tante cose, per le ferie d'estate, aperti per ferie, e vedo sempre gli stessi sì, collaboratori. No, sto camera ricordo il primo era l'ultimo a oggi, tanti pare subito sempre. Dopo la guerra sempre. Sempre si è fatta questa cosa, però non come questa volta, delante cose grandi. E non si vede dalla manifestazione. Signori, volete dirci il vostro nome al giro di telecamera, per favore? Perché siete delle persone che si sobbarcano in una giornata domenicale di una fatica in nome della Madonna, Madonna nostra regina. Prego. Aniello. Francesco. Francesco. Raffaele. Ferdinando. Tonino. Gennaro. Giuseppe. Mariano. Pietro. Antonino. E questi sono i portatori di sempre e da sempre, si danno un po' il cambio, li incontreremo a Via Festola, li incontreremo a Via Rivestoli, li incontreremo in giro per questa geografia di questa comunità di Casalano.